Buonasera, benvenuti. Sono molto contento di vedere la sala così piena. Io ho proprio due parole per ricordarvi il prossimo concerto della stagione, 7 marzo, con Gabriele Carcano, che è un pianista fantastico, che fa Beethoven, due sonate di Beethoven, Chopin e una breve sonata di un autore contemporaneo che si chiama Matteo Manzitti, che è già stato qui a dirigere il suo ensemble, che è molto bravo. Quindi è una serata anche molto interessante da non perdere. Per il resto, c'è poco da dire perché la musica è meravigliosa e parla da sola, come anche la bravura di questi incredibili musicisti che suonano secondo, diciamo, la filologia più accurata, ma con un entusiasmo ben diverso da certi loro colleghi olandesi. Le triosonate di Handel in Italia non si sentono praticamente mai. Handel si sente qualche opera, anche qui si è sentito Giulio Cesare, si sentono gli oratori, il Messia, qualcosa. Qualche concerto grosso, ma rispetto a quello che ha scritto è molto poco eseguito anche rispetto a Bach. E soprattutto l'Handel da camera non è inesistente come concerti, non si sente mai. Queste trio sonate sono stupende, ve le facciamo sentire eseguite nel modo migliore, quindi una buona serata e un buon ascolto a tutti.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
prendere, bisogniamo un vivacetto, un motore molto prolungo, si chiama Anon. Questo concerto è molto interessante, un concerto a quattro, sono il vivacetto. Suoniamo un adagio da un concerto a quattro di Sebastian Bodinus.